raccolta, prima di, bisogna dare un'anteprima della polemica che metteremo nel prossimo video. Allora, la polemica... Non diciamo niente. No, appena appena vorrei accennare. Dai, accenna. Sì che parliamo della barca, perché parliamo della barca, però vorrei accennare una cosa. Noi abbiamo formato tanti anni fa centro storico. Erano 31 persone che andavano a pescare, facevano gare. Siamo andati in Francia, siamo andati a Bari, siamo andati a Napoli, siamo andati da tutte le parti. Ora, si pescava con due ami superiore ai 50 grammi di piombo, perché il surcasting chiede che sia superiore, c'è poco da fare, anche se il mare è piatto. È fatto il surcasting. Due ami, due canne, avevamo le canne dietro già in estate, perché c'erano 4 ore da fare, tiravi sulla canna, pesce o non pesce dovevi cambiare, buttavi già l'altra e ti mettevi a fare i tuoi affarini. Adesso è venuto fuori qualche cervellone, noi non abbiamo più la società, quindi gare non ne facciamo più, però mi piace dire, perché le ho viste, le vedo in televisione. Ma com'è possibile mettere 50 grammi, tre ami, la canna in appoggio pronta, solo col filo passato negli anelli, senza essere agganciata al brocco e soprattutto che non ci sia il piombo? Ora la domanda è: abbiamo perso qualcosa o avete vinto qualcosa voi? Voi che fate, che siete i cervelloni delle gare di surcasting. Oltretutto, vorrei dire l'ultima cosa, poi ho finito. Io non ho negozio di vendita di pesca, non ci penso neanche. Noi le canne, come te, come Sergio, ce li compriamo da tutte le parti. Ma non vi crederete mica che i negozi ci abbiano goduto e guadagnato. Assolutamente no. Perché noi adesso andiamo, non facciamo gare, ma abbiamo 3, 4, 5 canne in pesca e facciamo quello che vogliamo. Là dovete operare una canna, tre anni, non capisco i tre anni, il pop-up nel surcasting, il pop-up, mi strappo i capelli. Vabbè, quella è una moda, dai. È una moda, ma i pesci di galla, ma lasciamo perdere, ma per l'amor di Dio, non siamo per i grossi, la grossa preda gruffata. O niente, o grossa. Allora, ecco, qualcheduno, non rispondetemi, mi fa piacere che non mi cagate neanche, non rispondetemi, però sappiate che c'è qualche cervellone che ne sa più di noi, ha messo i tre ami, 50 grammi, la canna solo, e i negozi gioiscono, vendono più canne, vendono sto cazzo, non vendono più niente, vendono poco, si lamentano tutti, sì. A Genova ci sono tre negozi, ma vogliamo scherzare? Va bene, doveva essere un'anteprima, ma abbiamo approfondito. Poi la faremo meglio sulla spiaggia.